Ciao a tutte, ben arrivati in un nuovo video. Questo video sarà l'haul dedicato ai saldi. Non so ancora se mi vedrete tutto in una volta sola o se dividerò il video, anche perché diciamo che ho fatto un primo giro di ricognizione il proprio primo giorno di saldi in mattinata, ma sono andata solo in zona centro, diciamo zona centro commerciale, Maison du Monde, insomma sono posti in cui andrò nei prossimi giorni, quindi probabilmente non so ancora se dividerò il video o meno in due parti. Nel caso avrete capito che il video l'ho inglobato all'altro. Allora, premessa, non ho visto cose particolarmente interessanti. C'è da dire che insomma i negozi che avevo mirato anche durante proprio la stagione vera e propria, insomma diciamo al di fuori dei saldi, non avevano proposto cose che mi avevano particolarmente entusiasmato e quindi sono andata giusto per dare un po' un'occhiata, vedere se c'era qualcosa che mi potesse servire appunto più che in vista del periodo invernale, cioè di adesso, da poter utilizzare un pochettino più avanti. Allora, sono andata, l'unica cosa che sono andata sperando veramente che fosse andato in saldo e che avrei comprato se mi ci fossi veramente trovata divinamente, era un cappottino che ho visto da Zara, che tra l'altro era andato in sconto veramente, mi pare venisse veramente 50 euro in meno rispetto all'inizio, però provandolo mi sono resa conto che ecco, dietro faceva un po' di difetto, rimaneva un po' largo nonostante comunque la taglia fosse la mia, anche perché credo che fosse la taglia più piccola, la S, insomma non esisteva l'XS, però mi stava male, quindi da 140-90 euro va bene, però 90 euro per una cosa che non mi entusiasmava addosso non l'ho presa. Sono andata da Stradivarius. Da Stradivarius ho ordinato una cosa online perché il negozio non era presente, comunque ora vi farò vedere col cellulare. E la maglietta che ho addosso è una camicia, una di quelle camicione fatte lunghe con questa fantasia fatta appunto rossa, nera, insomma questa scacchiera. Un po' in stile boscaiolo, che va ora comunque ve la farò vedere indossata, che rimane lunga e potete un po' utilizzarla magari appunto con leggings o con un paio di jeans. Mi piaceva perché una cosa del genere io le utilizzo tantissimo, diciamo le camicione. Ora la vedrete stropicciata perché l'ho lavata, si è asciugata adesso, ma devo ancora stirarla. Insomma, ne ho approfittato, me la sono messa per girarvi il video e per mostrarvela indossata. Allora, la camicia è appunto questa, vedete che è fatta lunga, vi chiedo scusa per il calzino bianco e la ciabatta, ma io sono appunto in versione casalinga e rimane fatta bella, bella larga. Se vi piace l'idea potete metterci un cinturone, io vabbè, non penso in onestà di metterlo. Mi piace, io ho preso una S di questa, c'è anche il taschino e l'ho pagata, ora non mi ricordo la percentuale di saldo, però mi ricordo che veniva a 19,99, l'ho pagata a 15,99, ecco, insomma, non questo super saldo, però insomma mi piaceva, l'avevo già adocchiata già da parecchio tempo e appunto è una cosa che posso tranquillamente riutilizzare nel periodo primaverile, autunnale, diciamo, sono quei capi che vanno un po' bene per tutte le stagioni e vedete che rimane veramente molto molto lunga. Poi vabbè, io sono nana, quindi a maggior ragione. Sempre per quanto riguarda Stradivarius e acquistata online, questa l'ho pagata 15,99 anziché 29, mi pare, quindi a metà prezzo. Ho preso questa gonna qui, che io spero che si riesca a vedere. Si dovrebbe vedere perché io tanto sto guardando dallo specchio dell'armadio e praticamente è questa gonna qua fatta da mettere a vita alta che io ho utilizzato tantissimo nel periodo estivo, tant'è che la stessa gonna io ce l'ho anche in color beige, però l'avevo pagata appunto a prezzo pieno inizio stagione e appena ho visto che è andata in saldo anche di questo colore qua, che poi è un color bordeaux, e l'ho voluta prendere perché le ho utilizzate tantissime durante il periodo estivo. Poi io non sono una che va tanto in base alle mode, cioè vado, mi vesto in base a come mi sento comoda io. Quindi se una cosa non me la vedo addosso, ecco, può andare di moda, ma se non mi piace non la sto a comprare. E quindi appunto l'ho ordinata online, ma deve ancora arrivare. Quindi quando arriverà magari ve la farò vedere poi dal vivo. E basta, a Stradivarius ho preso un'altra cosina, ma è un regalo, quindi non ve lo faccio vedere. Poi sono andata da
Kiko. Allora, da Kiko ho preso un, due, tre, quattro cose. Tutte quante erano in saldo. E partiamo dalla prima cosa che io ho aspettato appunto i saldi per comprarla. Voi dovete sapere che io, cioè, chi mi segue da tanto già lo sa, amo i blush, proprio sono stata da sempre un'appassionata di blush ed è uno di quei prodotti che io riesco veramente a finire. Infatti, giusto la mattina dei saldi, nel blush, quello che sto utilizzando tutti i giorni di MAC, si è formato il primo buco. Quindi ho detto, mi sento autorizzata ufficialmente a comprare il blush della collezione Arctic Holiday di Kiko, che avevo già adocchiato durante il periodo, appunto, quando era uscita la collezione limitata. La confezione esterna è questo e la colorazione è la 02 Dreaming Coral, che nel caso comunque sia vi lascerò magari scritta. Allora, si presenta all'interno di questo sacchettino carino che secondo me è anche molto molto comodo e il packaging non me lo ricordo, lo vediamo insieme. Aspettate, che qua c'ho paura di fare danni. Ok, il packaging esterno è questo qui. Vedete qua c'è scritto il nome del blush e la colorazione è la seguente. Qua c'è un bello specchio, ha appunto dei riflessini sul dorato, è brilluccicoso, quindi non è opaco, bello, bello, bello. E questo l'ho pagato, ve lo dico subito, 11,85 € scontato del 30. Quindi fatevi i conti, insomma, mi pare che venisse sui 14-15 euro e lo volevo da tanto. Insomma, in realtà volevo aspettare che calasse ancora a 50, ma ce n'erano veramente pochi. Quindi, dato che lo volevo, comunque ricomprarmi il blush MAC, quello che sto utilizzando adesso, mi pare che venga sui 26 euro. Quindi ho detto, vabbè, va bene, posso spenderne 11 al momento. E quindi sono molto soddisfatta di questo acquisto. Non era in progresso, cioè questo qua sì, dovevo comprarlo, ma non pensavo fosse andato in saldo. Ho ricomprato la mia matita per le sopracciglia, che è la Precision Eyebrow Pencil nella colorazione 02, che è appunto il pettinino, e da questo lato, vabbè, l'ho già utilizzata la mina e ha il suo temperino all'interno della scatolina. Questa qua non è che costa tantissimo perché a prezzo pieno mi pare venga 5,95, l'ho pagata 4,15, quindi 1 euro in meno, però insomma sono abbastanza contenta. E ho preso, dato che appunto andrò, cioè sarò in ferie dal lavoro, quindi potrò darmi lo smalto per qualche giorno. E anche questo era in saldo, vabbè, 1 euro in meno, però sempre in saldo. Siccome non ho praticamente più smalti, ne ho solo due, ho preso il Power Pro Nail Liquor, questo qui, nel numero 48, che è questo. Non è un rouge noir, è un viola, un violaceo, molto molto bello, mi piaceva. Io della stessa linea ho Tortora, color Tortora, e quindi volevo un qualche cosa appunto di scuro perché è una di quelle cose che utilizzo tanto. E poi anche sui piedi, vabbè, ora del periodo invernale non lo do, d'estate faccio semipermanente, però ecco, se volessi darmelo anche sui piedi, di norma utilizzo i colori scuri, quindi questo qua almeno lo uso per tutto. E altra cosa che ho preso, e questo non era un acquisto programmato, nel senso che non era una cosa di quelle che mi serviva a tutti i costi, però appunto l'ho vista in saldo a metà prezzo, l'ho pagato 9,95 €, è un fondotinta della collezione Fall 2.0 e si presenta così. La colorazione che ho preso io è il Cool Rose 20. Ormai di Kiko sono abbastanza sicura dei tipi di colore. Ah, c'è anche il pennello dentro, vedi, non lo sapevo questo. Ed è praticamente questo fondotinta che si presenta all'interno della jar. Vabbè, ora qua è chiuso, non lo sto a aprire. Praticamente il fondotinta è all'interno di questo contenitore e non lo sapevo perché l'ho visto adesso. C'è anche il suo pennello all'interno piccolino, cosa che ci fa molto molto piacere perché così almeno utilizzerò questo pennello proprio per il fondo. L'ho comprato perché, allora, sto utilizzando, come sapete, vi avevo già mostrato insomma, forse ve l'avevo fatto vedere all'interno di un vlog, non avevo girato un video, però sto utilizzando già da un po' il fondotinta, quello di Dior, oddio, come si chiama? Il Forever di Dior, mi pare che sia. Direi, vabbè, col quale mi ci sto trovando molto bene. Pensavo inizialmente mi causasse problemi di brufoli, invece ho scoperto non essere il fondotinta, quindi grazie a Dio. Però ecco, essendo un prodotto veramente valido, vorrei un po' centellinarlo appunto per le occasioni,
più importanti. E per tutti i giorni, quello che stavo utilizzando di Kiko l'ho finito. Ora sono passata a quella di NYX, però non mi entusiasma tanto, comunque sia, non è tantissimo prodotto e devo arrivarci comunque sia almeno all'estate. Ho voluto approfittare per prendere questo qua e sperimentarlo. Quindi se l'avete provato fatemi sapere. Sono molto contenta che all'interno appunto ci fosse anche il pennellino. Quindi brava Kiko. E da Kiko basta. Ho speso... Ah, e questo qua sì, 9,95. Poi sono andata da Coin. Principalmente perché speravo ci fosse qualcosa di interessante. In realtà non c'era niente. O meglio, c'era qualche cosina di carino, però andava in sconto veramente a poco e quindi non mi sono lasciata andare. E però mentre ero alla cassa, perché ho preso un mascara, quello di Essence, che utilizzo sempre ad avere di scorta dato che c'era, ho visto che c'erano questi qui, degli accessori. La linea si chiama Miss Kappa. E praticamente, siccome vi ho accennato, non mi ricordo se l'avevo detto, ho praticamente perso il formato di perle, questo intermedio, e volevo ricomprarle appunto, dato che le ho viste erano in sconto a metà prezzo. Queste qua, vabbè, vengono 6,99, le ho pagate forse un po' di più, perché le ho pagate 3 euro queste qua, era un po' di più di metà prezzo. Vabbè, queste qua le ho pagate 3 euro, il set di 3 perle, e sempre della stessa linea, quindi di Miss Kappa, ho preso anche, oddio, questo qui, che praticamente sarebbe quell'orecchino che voi vi attaccate qua e poi vi andate ad agganciare alla fine. L'unica cosa di cui mi sono accorta poi a casa provandolo è che rimane una sorta di vuoto, non è che mi stia particolarmente bene. Questo qua l'ho pagato 3,50 euro, ora vedrò un po' come utilizzarlo, magari lo riciclerò come spilla. Ora devo un attimo valutare un po' il da farsi. E niente ragazze, questo è quanto per quanto riguarda il mio haul, prima parte dei saldi. Mi rendo conto che praticamente non vi ho mostrato quasi nulla, ma c'era veramente poco e ho anche girato poco, quindi anche quello credo abbia influito abbastanza. E niente, fatemi sapere se voi avete trovato qualcosa di interessante, se sì scrivetemelo sotto nei commenti. Io vi mando un bacio grosso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!